ci sono ovviamente i testimoni a questo punto, no? Bene, dunque, anzitutto, no? Mariangela Pira, vero? Ci siamo già incontrati, mi pare, l'anno scorso, no? Ecco, ella sta muovendo la mano. Mi dico che dobbiamo fare, io le do subito la parola, no? Perché la cosa interessante anzitutto è che ci racconti brevemente che cosa fa attualmente. Cioè qual è, ecco, questa è la... Si vede che... Dunque, io proprio non sento praticamente per niente. Ho capito che mi ha chiamato perché mi sono vista sul background, ma non vi sento, quindi spero che mi sentiate. Sono molto felice di essere qui anche quest'anno. Sono particolarmente contenta perché l'esperienza in Cattolica per me è stata fondamentale. Come ho raccontato anche l'anno scorso, io in sostanza non avevo mai studiato l'esempio in inglese, quindi l'esperienza in Cattolica mi è servita non solamente dal punto di vista del fare nuove amicizie, dello stare in collegio, eccetera, che mi è servito come esperienza di vita, ma sicuramente l'università mi è servita molto, perché di fatto adesso l'inglese per me che continuo insomma a viaggiare per il mio mestiere, faccio la giornalista, è fondamentale. Voi immaginatevi, io quando sono arrivata in Università Cattolica non ero neanche in grado di dire good morning, non sapevo proprio niente. Invece devo dire che dopo 4 anni non è stato semplice, nel senso che è un'università in cui bisogna sicuramente studiare, essere, applicarsi sicuramente, quindi studiare molto, ti dà l'opportunità di conoscere molto bene 2 lingue, e non è poco, con degli insegnanti di valore. Nello stesso tempo però il mio consiglio, quello che veramente mi sento di dirvi, e io adesso sono qui a Pechino, ci sono tra l'altro 0 gradi e sta nevicando. Devo dire che tornando indietro, se dovessi di nuovo essere in Cattolica, pensate, io praticamente farei molte più cose e vi dico, non è che non ne abbia fatte, ne ho fatte veramente tante perché l'università mi ha dato l'opportunità di farlo. Quindi è un'università... per dirla alla Marchionne, che vi offre degli strumenti e voi in sostanza dovete essere bravi a cogliere questi strumenti. Quindi ci sono tantissimi eventi culturali cui partecipare, c'è la possibilità di studiare all'estero. Il mio consiglio è fate tutte queste cose, perché poi quando gli anni stanno passando, vi giuro, il desiderio che voi avete è quello di tornare indietro e farne ancora di più. E ve lo dice una che in Cattolica ha fatto abbastanza. Però tornando indietro farei ancora altro. L'altro consiglio che vi do, la settimana scorsa ho intervistato qui il nuovo ambasciatore italiano in Cina, si chiama Ettore Sequi, e lui mi diceva, sai, quello che secondo me è più importante per rimanere giovani è essere curiosi, studiare. E devo dire che questo è valido sia come studente sicuramente, per me anche come giornalista, perché la curiosità è quella che comunque ti mantiene viva, ti mantiene giovane, ti permette di conoscere tantissime cose. Io qui sono corrispondente per il mio giornale Milano Finanza, ma faccio i collegamenti Skype per la TV, è un mondo che ti permette davvero di essere molto vicina al tuo paese, anche se ci sono migliaia di chilometri di distanza. E qui addirittura grazie a Fuso la mattina posso frequentare dei corsi universitari in cinese, che adesso finalmente posso dire insomma di saper parlare, ho raggiunto un livello intermediate. Devo dire che questo è un mondo che ti permette di fare tantissime cose, bisogna avere la capacità, la voglia, è vero che bisogna studiare tanto e in università io ho studiato tantissimo, però è anche vero che studiando cose che non sono, è un
a forza di studiare vedete cosa succede, ma credo che no, ella ha sì, no, sono i problemi di... Bene, noi, beh, la nostra Mariangela Pira ci ha dato un quadro, direi, molto efficace, no, di quello che mi sembrava importante, cioè si deve fare molta fatica, ma la fatica come è rewarding, ricompensa. Non c'è nulla di più bello dell'essersi accorti di avere fatto fatica e di aver appreso, no, con questo grande impegno. Noi però abbiamo anche una nostra testimonial qui, no, che non ci, diciamo, penso ha svolto un percorso leggermente diverso. No? Sì, perché... Stellen Sie sich vor, no, non è in tedesco, no, è spagnolo. No, inglese e francese. Ah, le français. Allora, la presentazione della... Lei ha studiato... Io ho fatto il percorso, quello che si chiamava Scienze Linguistiche per l'Informazione e la Comunicazione, quello che penso adesso sia media e comunicazione. Mi sono specializzata in inglese e in francese e c'era la possibilità di studiare anche altre materie, quindi materie legate alla comunicazione. Dopo l'università, quindi dopo la laurea triennale e la magistrale, ho risposto a un annuncio sul sito della Cattolica, perché vi dà questa possibilità. Oltretutto ci sono tante aziende che postano degli annunci di lavoro, delle offerte rivolte agli studenti e ex studenti della Cattolica. Era un annuncio del gruppo RCS, il gruppo del Corriere della Sera, della Gazzetta, per uno stage all'interno dell'ufficio stampa di quelli che erano i canali televisivi che stavano lanciando in quel momento, e sono per esempio l'ITV, Dove TV, che sono dei canali che sono in onda su Sky. Avevano bisogno di una persona che affiancasse il responsabile dell'ufficio stampa nell'attività di comunicazione, quindi comunicazione verso l'esterno e quindi soprattutto verso i giornalisti, le redazioni dei giornali di cultura e spettacolo. Quindi ho cominciato il mio percorso professionale all'interno di questo grosso gruppo editoriale, per poi rimanerci 4 anni. Le lingue mi sono servite molto perché all'inizio sono servite soprattutto quando in un canale televisivo acquisiscono dei programmi televisivi. I programmi televisivi vengono molto spesso comprati da produzioni anglosassoni americane, e quindi per riuscire a comunicare questi programmi televisivi molto spesso vanno guardati, tradotti, insomma capiti. Quindi ho potuto applicare le competenze che avevo acquisito in università all'interno di questa professione. Poi, dopo 4 anni, mi mancava molto il francese che comunque avevo imparato completamente in Università Cattolica, perché io non venivo da un liceo classico, e quindi il francese l'ho studiato in Università Cattolica. Mi dispiaceva non poterlo applicare all'interno del mio lavoro, della mia professione, e quindi ho cominciato a cercare qualcosa che potesse in qualche modo riportarmi a applicare quelle competenze, e ho trovato lavoro sempre nell'ufficio stampa, nell'ufficio relazioni esterne di un'azienda francese, un'azienda diversa dal gruppo editoriale RCS, un'azienda che si chiama Boiron, è un'azienda farmaceutica all'interno della quale noi siamo una filiale di un gruppo che è nato a Lione, e quindi ci troviamo tutti i giorni a doverci confrontare come ufficio relazioni esterne e anche interne, quindi verso i colleghi, con colleghi francesi o colleghi anche di altre filiali, che sono 48 filiali in tutto il mondo, e quindi applicando o la conoscenza del francese prevalentemente o l'inglese. Ed è verissimo quello che diceva il professor Grobber poco fa, ovvero quando studi bene una lingua non te la dimentichi. Io temevo tantissimo che il mio francese, comunque studiato in un periodo così compresso, che sono 5 anni, lo studi bene, però
non l'ho applicato per 4 anni. Quando ho cominciato a lavorare nel gruppo in Boiron, mi sono resa conto che forse i primi giorni faticavo un pochino, ma dopodiché era tutto, insomma, semplice. E ti rivengono alla mente tutte le conoscenze che comunque hai potuto sedimentare, anche tutta una serie di competenze culturali. Saper scrivere una mail a un collega francese non è scrivere una mail a un collega italiano. Ci sono delle accortezze, ci sono delle difficoltà o opportunità diverse, così come è diverso scrivere ad un collega inglese. E tutto questo devo dire che mi è molto servito all'Università Cattolica, anche perché le lingue sono insegnate con un occhio alla professione che andrai a fare. Ad esempio mi ricordo alcuni esami di linguistica in cui la professoressa Murphy ci insegnava o ci faceva riflettere su come scrivere le mail. Sembra una cosa banale, ma il mio lavoro, comunque il lavoro impiegatizio, per il penso 50% oggi è fatto da rispondere a mail molto spesso importanti. E il fatto che un'università ti faccia capire quali sono i meccanismi, ti faccia riflettere sui meccanismi importanti di queste attività non è così scontato, penso.